Buonasera ragazzi, buonasera, benvenuti in questo nuovo buonasera in questo nuovo episodio di queste quattro chiacchiere estive con questo caldo. Diciamo, quello che uno può fare o è stare sul mare, quindi farsi una bella passeggiata, o in alta montagna con questo caldo. Dalla spiaggia. Esattamente, ma che schifo il costume, cioè personalmente che schifo. Esattamente, solo la faccia, giustamente. Giustamente. Allora, oggi con noi ci sono Salvio, che praticamente lo potete riconoscere perché ha interpretato Angie Book in una delle nostre campagne e poi streama Final Fantasy XVI, ultimamente lo vedrete su Final Fantasy, e poi Marco che ha giocato il grandissimo Beluria, che mi fa divertire un casino, che praticamente a suon di sganascioni praticamente abbatte qualsiasi cosa e non ha paura di nulla, diciamo, non ha paura di nulla. Esattamente. Comunque, di cosa si parlerà oggi? Oggi praticamente si cavalcherà l'onda, possiamo dire, di un, chiamiamolo, evento imminente, cioè quello di Baldur's Gate 3, che sembra essere quasi già insignito come gioco dell'anno, perché si parla di non so quante ore di gameplay, finali, rigiocabilità, contenuti aggiuntivi, cioè comunque un gioco che si attende da una decade, possiamo dire quasi, no? Da una decade, che però già nell'early access ha dato cioè ha già avuto un grandissimo successo già con l'early access che streamiamo noi, e credo siamo uno dei pochi canali, se non l'unico canale, che sta streamando da 2 o 3 settimane Baldur's Gate, così quando a settembre inizieremo una bella campagna con i sottoscritti qui più Gian Marco e Nico, che lo sta consumando già, cioè non so quante volte ha già finito l'atto 1, cioè li sta provando tutti. Vabbè, comunque il tema principale sarà praticamente come, cioè Baldur's Gate sarà come Stranger Things lo è stato per dare un boost a quello che è il gioco di ruolo. Cioè, ricordiamo che prima di Stranger Things D&D era di nicchia, ma di nicchia tanto. Poi quando è esploso questo fenomeno con Demogorgone, qualche scena che loro giocavano, Mindflayer, oppure nell'ultima stagione proprio con, non ricordo come si chiama, il chitarrista che ha avuto un grandissimo successo, che fa il master, è un po' esattamente, diciamo che grazie a questo fenomeno mondiale anche il gioco di ruolo ha avuto un boost assurdo, tanto è vero che sia sulla piattaforma Twitch sia su YouTube praticamente sono spuntati canali su canali, i Critical Role soprattutto, cioè comunque il movimento ha iniziato a crescere sempre di più, quindi la community sempre più ampia. E quindi mi chiedevo se con Baldur's Gate 3, che sembra essere un fenomeno così massivo, vista anche la penuria di giochi innovativi e belli su console e su altre piattaforme, sembra essere quasi già il Game of the Year, no? E quindi quello che mi chiedevo era se grazie a Baldur's Gate la community sarà sempre più estesa, cioè D&D entrerà sempre più nelle case delle persone e anche i ragazzi giovani se si affacceranno. C'è da dire che già Wizard of the Coast ha rilasciato in questi ultimi anni un numero di manuali assurdi. Cioè, anno dopo anno, un paio in un anno, nuove avventure, cioè praticamente ha iniziato anch'essa a cavalcare l'onda e ha annunciato anche D&D 1,
quindi diciamo la nuova versione di D&D, che dovrebbe implementare o quasi sostituire la quinta edizione, e ho i miei dubbi che all'inizio possa essere così, ma poi affronteremo questa tematica a settembre, speriamo con un ospite d'eccezione. Comunque, quindi secondo voi, secondo te Marco, si avrà un boom? Cioè, le persone si avvicineranno sempre di più a questo mondo? E quindi tu sei un po' più scettico, cioè, rispetto a me. Io invece credo che la gente si avvicinerà, soprattutto spero, perché i social secondo me inizieranno sempre più ad amplificare il fenomeno. Io ho questa idea. E tu, Salvio, per te. Chi siete voi? L'aria che respirate è densa e maleodorante. Siete arrivati a Porto Teschio, la città decadente. E cade a terra. Cosa? Mamma mia, una china a buttare giù un'altra! Era un rutto. Sì. Era un Boh, sbatte contro la scrivania. Morto. Morto. Ok, ora si Cazzo! sente. Stavo Wow, è stato bellissimo! facendo tutti i discorsi. Allora adesso Salvio! mi riasciugo il sudore e Allora, rifaccio il discorso. quando lo praticamente editerai, praticamente potrai mettere qualsiasi Faccio un cosa. voiceover, mi metto lì col Esattamente. microfono e cerco di replicare un'altra volta le stesse parole. Vabbè, grazie della segnalazione. Sarebbe stato un casino per No, ma tutta comunque è molto strano, sapete perché? Perché non ho mosso nulla. Cioè, la. quando hanno detto non si sente, io non ho mosso nulla. Cioè, ho Boh. solo aumentato leggermente il volume. Era da 99, ho messo 100. Cioè, non ho Bah, fatto nulla. si era buggato. Bah. Vabbè, allora io non lo so che cosa si sia sentito, però recupero giusto quest'ultimo pensiero che ho fatto. Allora, Baldur's Gate 3 per quanto spero che diventa un fenomeno, che in modo tale da estendere questo mondo a quante più persone possibili, al momento credo che resterà un pochettino più della nicchia di D&D, ovviamente, perché comunque è più fruibile come gioco, però la rivoluzione la darebbe effettivamente l'introduzione di una qualche modalità di editing che appunto permetta, secondo me sarebbe una figata, permetterci di ricreare anche una mappa, non la mappa proprio. Prendere una mappa simile, magari a quella che ci troviamo in campagna dal vivo, e sfruttare quindi le meccaniche del gioco con anche l'impatto grafico. Cioè, se noi ci facessimo i personaggi uguali a come ce li abbiamo nelle nostre campagne, con le stesse abilità, con le stesse cose, proprio un editor che ci permetta di farli anche da subito livello 12, se siamo livello 12, con tutta la scheda uguale, così come pure i nemici nella stanza, ma potremmo aggiungere una nuova modalità, diciamo, di combattimento, oltre a quella classica e al teatro della mente che abbiamo introdotto Certo. ultimamente. Sarebbe sfizioso anche fare, magari, quelli con i boss che magari tengono, no, animazioni più belle, Certo. farle tramite un motore grafico dedicato che sfruttare le risorse di Baldur's Gate. Comunque, al di là di questo, il gioco sta sicuramente prendendo molto, perché vedo pure da Twitch che
è molto seguito già da subito, anche cioè tiene proprio parecchi spettatori in giro per il mondo, quindi questo fa ben sperare. Bisognerà vedere alla lunga, chiaramente, perché certo, questi sono sempre cose che avvengono in maniera quasi casuale. Cioè, del resto, Stranger Things, per quanto ma uno poteva pensare, sì, può essere una serie di successo, che però abbia addirittura contribuito a portare al successo di D&D, quella è stata quasi una casualità, nel senso che ci sono state delle, soprattutto nella prima stagione, perché poi dopo magari uno non riesce a fare manco più quel collegamento ben preciso. Se uno non gioca a D&D non sa che anche gli altri mostri che si vedono, gli altri villain, anche Vecna, certo, sono parte del mondo di D&D. Però vedere all'inizio i ragazzi che giocano lì col Demogorgone, giocano a D&D, è stata una scena di quanto 5 minuti, che però ha fatto esplodere tutto il mondo. Allora, con Baldur's Gate deve capitare qualcosa di simile, perché comunque è ambientato lì, però deve succedere qualcosa. Come del resto sappiamo, gli algoritmi YouTube, certo, Twitch funzionano sempre un po'. Certo. chissà, si spera, sarebbe una cosa molto interessante. E beneficeremo tutti. Guarda, ti dico già che, per esempio, dalle ultime indiscrezioni di D&D 1, il concetto che loro vogliono portare è un po' come quello che hai detto tu prima, cioè quello di utilizzare un'interfaccia grafica che esula quello del semplice gioco da tavolo, praticamente utilizzare la realtà aumentata per importare i personaggi e così via. Secondo me anche le dinamiche di gioco verranno semplificate, possiamo dire, e rese più vicine a quelle che è un vero e proprio gioco, tipo come quello di Baldur's Gate, no? E meno forse interpretativo, non lo so, come è attualmente D&D. Quindi credo che si stia andando verso quella strada. Poi ci sono stati altri GDR, ora non ricordo il nome, altri giochi su PC dove c'era proprio lo scenario dove tu potevi importare o esportare uno scenario di gioco o addirittura crearlo e poterci giocare una partita. Io una tra partita. L'altro, una piccola curiosità, perché sempre perché poi dopo ho scoperto il mondo D&D, ma non ci crederete mai, vabbè, mo sta là sopra, però qualche volta lo prendo, se ce l'ho proprio. Il primo gioco per PC originale, costoso, che presi, un cofanetto, è Neverwinter Nights. Neverwinter Nights è un fenomeno, ma me lo ricordo benissimo, cioè Neverwinter Nights, cioè ragazzi, noi non ci rendiamo conto, ma noi siamo pervasi da questo universo. Ma infatti, cioè, pensare che 30 anni dopo mi sarei ritrovato a giocare quel gioco lì, dopo pensando, cavolo, manco a farlo. Io il primo gioco era un gioco di D&D. Esattamente, era proprio Neverwinter Nights. No, vabbè, giocone. Non so se Marco ci ha mai giocato. Allora, temo di no, però il titolo l'ho sentito. No, è poi molto è uscito un gioco online, Neverwinter, vabbè, chiaramente, insomma, a tutti i limiti del caso, però. No, assolutamente. Anzi, diciamo che la questione del gioco di ruolo sembra crescere sempre più, grazie un po'. Cioè, diciamo che si sta sdoganando, utilizziamo questa parola, anche se è una cosa, cioè, secondo me non è un termine giusto, come se tipo fino a poco fa eravamo una setta Zambia, no, su questo ancora oggi no. Pazzo, ma che fanno, ma giocano a D&D e che un burger senza luce, no? Esattamente. Purtroppo non ci sarà mai un counterspell per l'ignoranza. No, sfortunato. Impossibile. Mentre Marco, tu cosa ti aspetti da questo gioco? Perché ricordiamo che Marco sarà uno dei player attivi su Baldur's Gate 3 che streameremo dai primi di settembre. Che cosa c'è? Un piccolo
spoiler. Come no? Certo, come no? Bellissimo. Sì. Ovviamente rifarò un chierico perché... sì! Guarda, non lo togliamo! Io ho pensato, speriamo che Marco giochi Beluriak. Ho detto, speriamo che Marco giochi Beluriak perché ci divertiamo da morire. No, questo non ve lo anticipo, però no. Potrebbe esserci una piccola sorpresa anche in quell'ambito. No, perché io ti faccio io un contro-spoiler. Io credo che porterò il mio giocatore, cioè il mio PG che sto giocando in Averno, penso che lo porterò su Baldur's Gate. Quindi per dare un senso di continuity, diciamo. Sì, no. Ma se comunque immagino che tu porti anche un po' il background del personaggio, oppure no? Allora, questa è una domanda giusta, lecita. Allora, quello che conosciamo ora è che ci sono dei personaggi, diciamo, di default con il quale tu puoi giocare, e praticamente ognuno di questi personaggi ha un proprio background. Cioè hanno delle sottostorie che poi si intrecciano con la trama principale e anche tra i vari personaggi, quindi le loro storie dicono che probabilmente potranno anche intrecciarsi. Però come vogliamo fare noi, cioè quindi fare un personaggio ex novo, che poi è quello lo scopo, diciamo, del gioco, e hanno detto che ci potranno essere, diciamo, dei background che probabilmente verranno costruiti mano a mano che tu fai delle scelte. Cioè saranno tipo dei backbones molto aridi, quindi delle storie molto aride, molto probabilmente, che poi verranno arricchite dalle scelte. Perché se no, diciamo, la parte bella di D&D in generale è proprio quello che i personaggi non è che sono calati lì, vai, gioca, tira i dadi, no. I personaggi, anche che giochiamo noi, hanno comunque una certa storia alle spalle che, diciamo, li plasma e che li porta a fare determinate scelte. Quindi escluderlo poi da un gioco che non è che pesca a mani di passe, ma ti ha proprio, diciamo, trasportato D&D su una piattaforma videoludica, penso che sarà imprescindibile questo aspetto, anche se, visto che l'early access hanno detto che il primo atto prende sarà rimpolpato con un ulteriore 30% di robe aggiunte, quindi io non ho la più pallida idea, non riesco ad immaginare cosa hanno potuto fare per la questione dei background. Credo che non l'abbiano messa in secondo piano, perché poi ti devi anche affezionare al personaggio. Indipendentemente dal punto di vista tecnico, no, di quello che porta il risultato di Baldur's Gate, a quello che intendevo, perché chiaramente vuoi portare il personaggio Morn, questo però implica che tu, cioè, immagino lo giochi come Morn, quindi magari durante il nostro gioco ci racconti un pochino del tuo background. Però, cioè, sei te che lo fai, non è il gioco che ti imposta un background definito. Guarda, non so se mi ha capito. No, chiarissimo, chiaro, però io ti dico la verità, non saprei proprio. Cioè, io quello che ho letto... Ecco, Marco ha detto... Cioè, ha visto che ero contrario, ha detto, esatto, vaffanculo, vado via. Ha detto, vaffanculo, vi odio, non voglio sentirti. No. No, non so, ti dico la verità. Io sono più per... eccolo, scusami. Ho utilizzato un'altra volta la parola. No, non so, io credo che... No. Poi io lo vedo entrare e uscire dalla live, però continuo poi, non lo vedo un'altra volta. Vabbè, spero che si ricarichi. No, io lo vedo. Nella room, quindi io non lo sento. Non mi vedo più. Io lo sento. Però... Sento e te ti vedo. Vabbè, non me lo sento dalla live. Ah, ottimo. Abbiamo praticamente... super meta, capito? L'audio da una parte, il video da un'altra, beh, super così. Devo stare attento perché altrimenti poi sento tutto, quindi devo attivare arriva dopo qualche secondo.
Sì, aspettare un attimo, ecco, sì, l'audio arriva dopo qualche secondo. Esattamente. Quindi praticamente quando Marco parla, Salvio deve aspettare un attimo prima di... Vabbè, ragazzi, sono dei problemi tecnici che sono dovuti non a noi, ma all'etere, possiamo dire. Sono problemi di etere. Baldur's Gate sta già facendo impazzire l'internet. Esattamente. Sta facendo saltare tutto. Sì, 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 già sta facendo saltare ogni cosa. No, comunque io vi giuro, non aspettavo un gioco così, e ne ho giocati, come ben sa Salvio, da anni. Cioè, io credo che l'ultimo gioco dove sono rimasto delusissimo e aspettavo così tanto era Skyrim. Skyrim, perché io mi giocai tantissimo sempre sulla scia dell'onda di D&D, perché era il periodo che giocavamo a D&D anche con assiduità. Uscì Oblivion, The Elder Scroll Oblivion, con tutte le espansioni, un giocone bellissimo, che come concetto era un po' quello di D&D, no? Cioè tu, nel senso, il tuo personaggio è una tavolozza bianca che viene riempita di colori quando tu giochi, nel senso, cioè se tu sei uno che tende sempre a stare nascosto e a interagire con mostri e robe varie, diciamo in modo stealth, praticamente ti plasmavi verso il ladro, diciamo la macroclasse del ladro. Però se poi volevi mutare, imparavi altre abilità, quindi era super flessibile. Quindi proprio preso a mani basse da D&D, che continua a fare scuola. Poi Skyrim, ragazzi, cioè Skyrim fu, per me fu una delusione, cioè l'ho finito due volte, ma se vi devo dire una delusione, non mi prese proprio, una storia scarnissima, buggatissimo, anzi i bug mi facevano ridere tanto, quando quel cavallo camminava sulle montagne tipo come le capre, così, capito? Cioè, camminava così, cioè, era incredibile, era incredibile, come montoni, capre che camminano su queste... E poi hai preso una freccia nel ginocchio. Esattamente. Chissà chi ha preso la freccia nel ginocchio. Ho smesso di giocare. No. Infatti, c'è, cioè, praticamente remastered. Ma basta. Meme su meme. Quel gioco è diventato un meme gigante. No, era diventato un generatore. Un meme gigante. Io non l'ho. Skyrim non l'ho mai, giocato. Non ti sei perso proprio niente. Facile. Sentivo già la puzza. Facile di una banalità. Invece ci sono stati altri giochi che mi hanno lasciato. Vabbè, ma quelle sono opere, secondo me. Però ti parlo degli ultimi. Tipo, l'ultimo gioco che mi ha lasciato, che non volevo lasciare quel mondo, è stato praticamente... ce l'avevo sulla punta della lingua, me lo sono dimenticato. Che si chiama Red Dead Redemption 2. Non so se Marco lo ha già giocato. Marco, Red Dead Redemption. Allora, io l'ho visto giocare. Ci guarda. Spero che vederlo sia stato come giocarci. Perché io, quando ho iniziato a giocare con Arthur, sai, all'inizio è lento così, però poi, vabbè, a parte che Rockstar, la casa, la software house, praticamente livello, cioè non dico 10 livelli sopra le altre, vabbè, sopra Bethesda 100 livelli, ma praticamente, cioè, bug pochissimi, cioè è tutto perfetto, cioè dalle animazioni delle foglie, non lo so, dagli animali, bellissimo, bellissimo. E quello è stato un gioco che mi ha rapito, giuro che mi ha rapito, e a volte ho voglia di rimettermi su, però già so come va a finire e non voglio spoilerare, anche se sono passati anni, già so come va a finire, e quando è finito in quel modo ci sono rimasto male, cioè, ma male, ma non perché ho giocato. No, sto zitto, non perché quello che è successo non doveva succedere, perché era nell'area,
Okay, era nell'aria quello che sarebbe successo. Però come lo hanno narrato, ma un film, un libro scritto benissimo, bellissimo. E chissà se Bethesda si riprende con cosa, la con Starfield, là, quello che deve uscire, l'esplorazione dello spazio. Guarda, io sono super scettico perché... Ma dall'altronde Baldur's Gate 3 è stato anticipato proprio per non collimare con Starfield. Hanno avuto paura. Ma io direi, ma contro Bethesda tieni paura. Ma che cazzo stai dicendo? È Bethesda che ha pagato. Esattamente. E tu sentite, cazzo, fatelo uscire prima perché noi con voi non ci vogliamo competere. Guarda, secondo me sarà la fiera del bug. Sarà la fiera del bug. No. Orribile. E comunque, sempre sulla falsa riga e sulla lunghezza d'onda, praticamente sempre di Baldur's Gate 3, io credo, anche Radio DJ con il proprio podcast dove Zoltar praticamente partecipa, praticamente sono usciti proprio oggi, se non erro, con un episodio speciale, diciamo così, e quindi hanno riportato, ovviamente loro hanno una cassa di risonanza che noi ci sogniamo, ovviamente, tra Spotify, YouTube e così via, praticamente un'altra volta D&D praticamente sulla bocca delle persone che poi lo ascolteranno, anche perché è un podcast molto molto seguito e sembra essere un grandissimo evento. Dobbiamo sperare che giocheranno in tantissime, nel senso, correggo perché altrimenti vado contro quello che ho detto prima, un sacco di streamer stanno annunciando che giocheranno a Baldur's Gate 3, cioè tipo della serie fottesega di Diablo 4, fottesega, cioè Kiss, Baldur's Gate, stiamo tutti quanti aspettando Baldur's Gate, la community proprio di content creator, diciamo, tra Twitch, sì. Il potenziale si avverte, cioè e siamo tutti quanti lì nella speranza che effettivamente faccia il botto. Tanto noi non possiamo che divertirci, cioè a prescindere noi ci divertiremo, quindi poi Belurak ci farà divertire come ci fa divertire nelle live del Sottotomonte. Io Marco, mi dispiace se ti parlo sopra, può capitare perché non ti sento, quindi magari tipo non lo so, vabbè. Purtroppo non ci sei nella nostra room. Comunque sì, vedremo, tanto poi manca poco. In realtà non so anticiparne l'uscita, ad agosto. L'anticipata di, non lo so, 25 giorni. Però agosto, cioè proprio la cosa, una differenza quasi fondamentale, non è la differenza tra ottobre e novembre, la differenza tra agosto e settembre, cioè forse per dare proprio possibilità a tutti, anche sai, durante le ferie, già di menare proprio le mani dentro. No, certo. Con prepotenza. No, assolutamente. Bah, non so. Comunque, non so se avete letto un po' di informazioni anche riguardo alla lore che c'è dietro a Baldur's Gate 3. Cioè, praticamente Baldur's Gate 3 è, diciamo, il continuo di Baldur's Gate 1 e 2 da un punto di vista di lore, quindi del luogo dove avvengono questi eventi, mi sembra 140 anni dopo, ma la cosa bella è che all'interno del gioco ci saranno tanti riferimenti ad avventure ufficiali di D&D, quindi giocate su sessioni praticamente uscite da parte di Wizard of the Coast, quindi con il brand ufficiale di D&D, e praticamente
Questa avventura di Baldur's Gate 3 si ha praticamente pochissimo dopo gli eventi di Discesa nell'Averno. Cioè, Discesa nell'Averno si collega proprio praticamente... Cioè, è quasi quindi, con quindi ci sta che fai, ci sta tutto che fai Uraki. Esattamente. Ed è già spoiler, diciamo, della campagna, perché vuol dire che almeno tu sopravvivrai. Con tutto che il master vi dice sempre: state pronti a morire. Ma lui non morirà, perché lui riuscirà a nascondersi dietro un tavolo, una sedia, un qualunque posto, e sopravvivrà. Pensa che nell'ultima sessione ho appreso invisibilità. A posto, sono già Uraghi sparito. È invincibile. Sono già sparito. Bom, via. Così? No. Bello. No, e quindi ci saranno degli eventi che io spero che non ci saranno spoiler, perché noi lo stiamo giocando ora e non voglio che ci siano vari spoilereroni. No. E quindi, Marco, prima hai detto che tu giocherai il bardo. No, scusami, il chierico. Volevo dire, sì. Non lo so, il chierico. E hai intenzione di giocarlo in modo più a cazzeggio oppure un chierico serio? No, non so se spoilerarvela sta cosa. Però vi posso dire che già da ora sto pensando a definire abbastanza bene il background. Perché comunque... Perché tu sei sempre dell'idea che... Sei sempre dell'idea che con dei personaggi creati il background dobbiamo mettercelo noi. Ma sì, allora, non lo so. Io in generale credo che mi diverto di più se magari durante il gioco rivelo qualcosa su di me, cioè su di me come personaggio. Okay, quindi... Cioè, anche recitare un minimo, nel senso, non lo so, e poi magari secondo le dinamiche in realtà non ci sarà spazio per questo, però io intanto lo preparo. Poi... No, ma fai bene. A parte che se te lo prepari, poi lo potrai utilizzare nel caso giocherai ad un'altra, cioè sicuro giocherai ad un'altra campagna qui su Locanda. Quindi potresti utilizzare questo background... in questo modo, no? Quindi nulla se si butta, non si getta niente, assolutamente non si getta niente. Guai, che è un maiale sto personaggio, non si butta niente. No, non si butta niente, no. Comunque, io non ho pensato a fare un background. No, però... io per nulla, anche perché l'idea che mi ero prefigurato io era quello di giocarlo in modo molto divertente, cioè come, che ne so, come se siamo sul divano tutti insieme a giocare. Quindi, poi si farà metagaming, ma meno male, si potrà fare, ci liberiamo da questa cosa, perché per esempio, per me, non so se per Marco lo è, ma per me evitare di fare metagaming, quindi giocare secondo il proprio personaggio, è la cosa per me più difficile. Più difficile, cioè dire, ma perché non fai questo? Ma perché? Aspetta, ma fammi provare, ma chi è che ha il bonus su questa azione più alta, capito? Sì. Cioè, è difficile non farlo. Sì, difficile. Sì, per me lo è, cioè, okay. Per me è difficile. È difficile anche viene chiaramente durante il gioco, specialmente per noi viene un po' da ottimizzare il gioco, no? Quindi chiaramente c'è un'azione, chi è il più adatto per fare sta cosa, io c'ho il bonus di più 5 a forza, è chiaro che lo fa lui, no? Sì, no, però la questione è dirlo senza fare metagaming. Quindi, capito, sì. Cioè bisogna mettersi d'accordo prima, dire vabbè, allora guarda, quando c'è da fare indagare, io ho più 6, lo faccio sempre io, capito? E quindi gli altri fanno, perché non lo vai a fare tu? Però così si falsa un po' il gioco, e quindi moriamo, TPK, perché Armando ci vuole fare
Vabbè, ognuno deve dire io, ragazzi, allora io sono esperto a fare questo, quindi quando si tratta di fare sta cosa fate fare a me, tu sei esperto in quello, no? Però la via giusta sta sempre nel mezzo, cioè non abbiamo pensato a fare un background, però è una buona idea quella di Marco, cioè un qualcosa si potrebbe pensare, che poi effettivamente può essere utile anche come personaggio in una futura campagna, se poi alla fine giocandolo ci si rende conto, uno spesso le cose non le conosce, cioè io nel mio caso, vabbè, non spoilerò cosa farò, però non conosco bene le potenzialità, le debolezze di questa classe che faccio, però magari mi piace, quindi potrei pensare di portarlo poi in una campagna dal vivo. Non lo escludi, chissà. No, assolutamente, anzi. E sentite, ma voi non avete delle unpopular opinion riguardo questo gioco evento, possiamo dire? Io una ce l'ho, che è il mio pallino. Cioè, vogliamo sapere prima questo. Ah, vuole sapere la mia unpopular opinion. Ok, allora, secondo me la mia unpopular opinion, ma è il gioco in sé che lo porta, è quello di aver preso a mani basse, ma proprio, cioè preso tal quale, praticamente solo le meccaniche di D&D, è ovvio, e alle mille scelte che puoi fare, però praticamente quello che si è fatto, secondo me, è che comunque quando tu giochi sei curioso di vedere come la storia va a finire, no? Quindi giochi veramente come se fosse un gioco, però è tutto spiattellato lì, cioè nel senso, per quanto loro possano darti mille opzioni da poter fare, comunque tu resti ingabbiato in qualcosa che vogliono loro. Quindi D&D sì, ma non è D&D, cioè assolutamente. Non è D&D, perché certo, limita la fantasia al massimo, secondo me, nonostante loro vogliono darti questa falsa impressione che puoi scegliere qualsiasi cosa, cioè puoi decidere di scavare, va bene, si scava, ma ok. Sì, cioè, ma hanno messo quella funzione nel gioco è perché hanno pensato che tu potevi farlo, ma in fondo ti stanno dando effettivamente una impressione, una falsa convinzione di poter fare quello che vuoi, ma in realtà una libertà che non hai. È un po' come quegli open world che loro dicono: no, puoi andare dove vuoi, puoi fare quello che vuoi, e poi dopo vedi che alcune aree sono chiuse perché le devi sbloccare con, certo, la quest principale e così via, quindi hai l'illusione di poter essere libero nel mondo, però poi alcune cose, alcune interazioni non puoi ancora averle. Ma anche per esempio quell'articolo che abbiamo letto dei 17.000 finali diversi, allora, ovvio che non sia, i finali saranno 4, 5, 10, però 17.000 è perché magari è la frase, cambia una parola in un dialogo, una stringa, esattamente, non è che altrimenti veramente no. Sarebbe impossibile, è una stringa, sono le varie possibilità, già se si pensa che puoi finirlo con i vari personaggi preimpostati, magari finiscono tutti allo stesso modo, però loro hanno considerato un finale diverso semplicemente perché lo fai una volta con Gale, una volta con quell'altro, insomma, però sì, sono realmente finali diversi. Sì, quindi diciamo, per concludere, la mia unpopular opinion è che sì, io sono quasi sicuro al 100%, un po' sondando il mondo che ci circonda, che questo gioco attirerà nuove persone al mondo di D&D, però secondo me le farà schiantare contro il muro che poi è quello della fantasia. Perché già un tema che noi abbiamo affrontato proprio con Marco, se non ricordo male, vero? Sì, ricordi molto bene. Sì, nel quale praticamente, cioè questi sì, ok, giocano, conoscono le meccaniche, DC, roll, questo, bla bla bla, così, colà, però poi
devi metterci il tuo, cioè praticamente 20% sono i manuali, l'80% sei tu. Quando hai un prodotto che comunque, per quanto possa essere falsamente libero, cioè praticamente comunque sei all'interno di un mondo. Però è ovvio, meno male che c'è questa differenza tra l'artificio, che è quello del gioco, e la fantasia che gli esseri umani possono creare. Può effettivamente servire a far conoscere questo mondo, però poi, detto così, effettivamente poi mi viene in mente una specie di sottotitolo: Baldur's Gate 3 D&D for Dummies, tipo, cioè la cosa è proprio, sì, è D&D, ma il mondo è D&D, le magie, gli ingattesi che trovate dentro, le razze, le cose, quelle D&D, ma non è, ma non cioè, è D&D, no, cioè... stai giocando un gioco ambientato e con quelle regole, tra virgolette, perché poi le regole sono molto, molto, molto semplificate, non, vabbè, sono messe sotto un algoritmo, no? Cioè, se fai questo, succede questo e così via, capisci? Cioè, mentre quando giochi a D&D potresti dire sparisco e potresti gridare Honolulu, arrivo, capito? E invece non è vero, sei sempre lì, cioè, potresti... Ma poi c'è una differenza fondamentale che ci ho pensato, perché purtroppo tengo sempre il problema che, non avendolo giocato, non posso sapere proprio specifico, però l'assenza di un master è... cioè, per esempio, nel gioco in Baldur's Gate 3, quando fai un fallimento critico, mi sembra che non succeda niente. Missi il colpo, non succede niente. Invece il master lì si diverte, perché ti cade l'arma, ti si rompe l'arma, colpisci un alleato invece di colpire il nemico. Questa è una cosa che il gioco non farà mai. È un'emozione. Ad oggi diamo sempre il beneficio del dubbio. Vabbè, comunque però rientra sempre magari, nella questione di fantasia. Sì, Marco, dimmi. Magari hanno inserito, non lo sappiamo ancora, potrebbero aver inserito una modalità tipo più realistica, non so, hardcore o qualcosa di strano dove ci sono più dettagli. Questo pure potrebbe essere vero. Cioè, che tu attivi o no, non lo sappiamo, non succede niente. E quindi diciamo che Salvio seguiva l'opinione impopolare mia, e tu, Marco, tu che cosa pensi? Pensi che siano cose distinte e separate, oppure che le due cose possano essere unibili? Ma ti dici riguardo al discorso della fantasia e della realtà, che comunque sei un po' pensato, diciamo. Ma anche per non dire solo cose positive su questo gioco, perché sembra che questo gioco non abbia difetti, capito? E non esiste una cosa che non ha difetti, quindi, capito, sembra perfetto. Sì, allora, per dire un altro difetto, secondo me, ci ho giocato chiaramente un po', cioè non troppo, però un po' ci ho giocato, e per esempio per me, che comunque sono avvezzo a questo mondo, nonostante diciamo tutte le varie dinamiche siano semplificate, però diciamo che la meccanica di gioco, cioè il dove cliccare, come muoverti, cosa fare, non è proprio user friendly. Cioè molto spesso tipo mi sclicco o succede qualcosa di strano, mi si mette la telecamera davanti, magari clicco su un'altra cosa. Questo è il problema di avere questi scenari dinamici così ampi. Però basandosi su questo, sono convinto che questo potrebbe essere anche un ostacolo per chi cerca di appunto iniziare a giocarci e magari non ha dimestichezza di questo mondo. Cioè magari uno, che ne so, gioca un gioco di solito un po' più immediato, no? Che ne so, uno spara tutto, oppure uno strategico, però che comunque, seppure il contorno può essere complicato, però la modalità di gioco, cioè la meccanica, poi alla fine è semplice, perché te clicchi, oppure nel caso di sparatutto vai, è comunque chiaro, no, quello che fai. Però nel caso di Dungeons & Dragons, Baldur's Gate 3, questo non è così immediato, cioè è molto macchinoso dal punto di vista proprio della giocabilità, quindi secondo me questo potrebbe essere un altro ostacolo.
Sì, perché ovviamente tu traslando molte dinamiche di D&D e soprattutto cercando di mettere una pezza, per quanto possa essere questa a colori, sulla scelta, cioè che puoi fare qualsiasi cosa, ti porta ad avere un'interfaccia piena di tasti, complessa, piena di robe che si aggiungono, si sottraggono, metti, togli, apri questo inventario che già ora tipo al livello 3 con il mago 4, se lo apri, c'hai una lista degli incantesimi, la roba, cioè che ti perdi, no? Quindi quando li impari, cioè praticamente quelli ti escono sotto e tu devi scrollare. Immagina tipo un mago livello, che ne so, livello 10, livello 15, quanti slot e quante magie impari. Cioè tu praticamente per cercarne una, cioè devi stare là, aspetta, fammi vedere, ah beh, vabbè, dai, faccio questa ora. Perché alla fine, sì, probabilmente il limite più grosso, e non ci avevo pensato, sai, però se ci faccio caso, io ce l'ho da pochissimo, ci ho giocato 3-4 volte, e sì, il primo impatto è stato comunque abbastanza, diciamo, complesso, ma comunque sì, con una interfaccia piena, zippa, non lo so come spiegare, cioè proprio piena di roba, piena di tasti, piena di cose. Sì, probabilmente questo sarà, secondo me, uno dei difetti, uno dei più grandi dei difetti di questo gioco, che spero non vada poi ad inficiare su quella che è la progressione della storia. Poi un altro timore che ho io è quello che praticamente, visto che tu sei libero, diciamo così, di fare qualsiasi cosa, che ti perdi, cioè inizi ad esplorare zone, robe, inizi a perderti, e secondo me potresti fare anche quest, cioè potresti finire già una quest che ancora devo... ed arti, e per me, io odio quando succede questo. A me è capitato in qualche gioco, tipo mi ricordo The Witcher, forse sì, che un paio di quest le feci esplorando, e quando parlai poi con il tizio, ah sì, grazie, quanto vuoi, ma dice, per cosa? Ma per cosa? No, perché lo hanno ucciso, ma sei stato tu, sì, tieni, questo è il trofeo. Ma ti paga, cioè te dire, ti paga. Però a discapito della narrativa, cioè alla fine capisco. Cioè, quindi vabbè, che comunque penso sarà proprio una cosa super feticista per chi come Salvio, tipo, che è malato dell'esplorazione a tutto tondo, e di trovare, cercare, così grande, vedo che ti perdi, vai in una overdose di click, possiamo dire. Beh, il problema però questa è pure un'altra cosa, perché il gioco ti dà questa libertà perché, secondo me, se vai avanti a manetta, proprio seguendo la storia principale, il filone principale della cosa, probabilmente non dura poi così tanto. Cioè, ho questo sentore, ma ovviamente non ne posso essere sicuro, siamo in early access ancora, però i level up, per esempio, mi sembrano un po' troppo veloci, e questo mi fa pensare che la trama principale, se la giochi in maniera spedita, ma che ne so, 20 ore di gioco te la fai. Non lo so, perché l'unico riferimento che ho è quello, il level up un po' troppo rapido, cioè veramente fai 3 livelli in una sessione di gioco, quindi fai 2-3 livelli a level up, quando noi siamo abituati un level up di ovvio, non è una campagna D&D. Però poi allora fare tutte queste missioni secondarie, se mettessero che ci sono dei boss, delle sfide talmente difficili che per farle devi prima fare tutte queste secondarie per avere degli equip particolari, degli oggetti magici, delle cose, allora è giustificato. Se stanno lì per dare un po' di fumo negli occhi, c'è quella cosa che ti sembra un mondo immenso, sicuramente, saranno 300.000 aree, 300.000 quest, però se
le faccio io perché sono malato di completismo, quando però in realtà in fin dei conti non servirebbe, allora poi mi dispiacerebbe. Io spero che abbia uno scopo anche queste cose secondarie, uno scopo reale, cioè che veramente ti permettono di fare un buon boss segreto, una cosa che viceversa non riusciresti ad affrontare. E se ti dicessi che secondo me nell'early access questi hanno fatto marketing? E qua voglio parlare con Marco, che di queste dinamiche, diciamo, di attrazione, non attrazione, più ferrato. Cioè, se nell'early access avessero praticamente dato la possibilità di prendere molta più exp, perché basta dare più exp ai nemici o alle cose che fai per farti vedere almeno 5 livelli su 20, perché quelli sono 20 livelli. E quindi praticamente tipo nel primo atto tu arrivi massimo a livello 2, faccio per dire livello 3. Possibile. Cioè potrebbero fatto può essere così, cioè così da mostrare, guarda, il mago incantesimi di livello 3, incantesimi di livello ci 4. Sta, ci sta. Lancia una ci bella starebbe palla di fuoco. Cioè secondo te ci potrebbe stare, Marco, tu che pensi? Buttare un po' di fumo negli occhi? Ma secondo me sì, ci poteva stare. Cioè, io da giocatore, insomma, mi gasa a capire che posso diventare OP. Quindi, se mi dai una falletta di fuoco, insomma, io ci rimango abbastanza bene. Spacco tutto, quindi dico, wow, ora mi sento già potente, chissà quando sarò a livello 20. La doppia saccagnata necrotica, un po' così, la boom! Teste che saltano. Allora, Wizard of the Coast, se ci guardi, sappi che dovrà implementare anche questa cosa. La doppia saccagnata. Esattamente, tipo chierico sempre delle mazzate. Sì, cioè, una classe a pace, spettacolare. A me spiace che... Un attimo... Aspetta, Salvio, stava finendo perché c'è asincrono. Ah, io quindi... purtroppo non lo so. Infatti ti ho fermato. No, tranquillo. Dicevo, sempre rimanendo dal punto di vista di marketing, vorrei fare un'ipotesi speculativa. Secondo voi daranno la possibilità di fare marketing con oggetti di gioco associati però a qualcosa di reale? Perché chiaramente, cioè, arriva a un certo punto che un giocatore dice sì, però io voglio l'equipaggiamento più bello, più potente, con queste caratteristiche. Non ce l'ho e c'è il tizio 2 che ce l'ha. E va bene, cioè io gli posso dare moneta di gioco, però secondo voi sbloccheranno qualcosa di più speculativo? Vai, Salvi, e poi rispondo io. Se c'è una specie di shop, proprio uno shop, un pay per win, sì, quasi, insomma. Non pay per win, ma un... cioè, tra giocatori. Un pay for fashion. Pay for fashion, sì, sì. Delle skin, delle cose. Guarda, io premetto che sono quasi sempre contro questo tipo di cose, quindi spero di no con tutto il cuore. Piuttosto fatemi pagare un DLC, un'area in più, un atto in più, meglio. Perché però Salvo, specifico solo una cosa, io non sto parlando dei pacchetti che ti offre il gioco, cioè non sto dicendo io pago 20 euro a Baldur's Gate e in cambio ricevo un oggetto epico o una skin. Io sto dicendo proprio tra giocatori, cioè se io vado da Salvio e dico ma Salvio c'ha quell'elmo che dà destrezza più 8, io non ce l'ho, ce l'ha solo lui, lo voglio, capito? E quindi sono disposto a comprarlo. Però questa è la dinamica degli MMORPG, un action senso, house, esattamente. Da quello che ho capito io, praticamente quando noi giocheremo ci saranno dei server tra virgolette pubblici, ma praticamente la partita che tu giochi è una partita chiusa, cioè nel senso, cioè il personaggio che tu vai a sviluppare in quella partita
Tita, non puoi portarlo in un'altra partita, come ho capito io. Cioè che se noi, per esempio, se noi iniziamo questa campagna in 4/5 e poi vogliamo iniziarne un'altra con altre scelte, però importando dei personaggi, cioè i personaggi precedenti, non possiamo, cioè devi crearteli ex novo. Okay, ok, quindi praticamente, da come so, però è ovvio che quando si parla di Pecunia uno si inventa qualsiasi cosa, quindi alla fine perché no, perché non riuscire a parlare anche tra server, però oppure banalmente, cioè come ha detto Tosalvio, una bella action house tipo sul sito dove tu colleghi il tuo account sul sito di Baldur's Gate e dove c'è una specie di asta per degli oggetti che tu hai trovato, ok? Sì. E praticamente tu li puoi acquistare, poi li puoi equipaggiare solo se hai determinate caratteristiche, no? Tipo, sì, potrebbe essere potrebbe fare. Anzi, se non c'è, Marco, iniziamo a scrivere un bel progettino e lo iniziamo a mandare a questi geniacci. Gli diciamo, guarda, noi abbiamo pensato a questa cosa e vogliamo solo il 10% delle transazioni. Wow! Ci accontentiamo di fuori, ci vendiamo l'eBay di Baldur's Gate. Esatto. È una cosa proprio... No, io comunque a me... cambio argomento, cioè mi dispiace solo di una cosa, che non danno la possibilità di provare un pochettino tutte le altre classi, sottoclassi che aggiungeranno poi con il gioco completo. Cioè mi sarebbe piaciuto poterle provare prima, perché è un caso particolare il nostro, perché noi inizieremo e attireremo dritti campagna live, insomma il personaggio che farò quello deve essere, non è che ci posso ripensare. Allora io adesso l'ho dovuto scegliere sulla base delle sottoclassi disponibili al momento, che ho potuto vedere un pochettino di gameplay. Magari mi sarebbe potuto piacere il druido delle spore, però non so come sarà in gioco. E allora non rischio, perché comunque il nostro è un caso particolare, portiamo il progetto avanti, magari in una seconda run potremo provare questi altri personaggi, però come primi personaggi credo che un po' tutti ci siamo dovuti affidare alle classi attualmente disponibili e probabili almeno, cioè... Ma infatti io credo che il fatto che Baldur's Gate 3 abbia una longevità che non si è mai vista, ma la longevità loro l'hanno fatta con questo trucco, cioè che tu puoi giocare la stessa partita ma con 10 sottoclassi, cioè con 20 classi, e quindi praticamente loro inizi 20 volte ma sempre con una classe differente, ma alla fine giochi sempre la stessa cosa. Poi certo. Non lo so, io voglio essere sorpreso, però capito, se mi parli di X finali, mille finali... Siamo qua, Cioè, capito, allora io mi troveremo tutti e mille. Esattamente, allora io mi aspetto, no? Mi aspetto che ci sia... Cioè, capito, cioè, ho la sticella molto molto alta. E quindi se per esempio mi fai questo fatto del tra virgolette pay to win o dell'action house e così via, io ti faccio una bella class action, capito? cioè ho deciso di fare una class action, mi hai frodato perché non prima gli mandi il progetto dell'action house, dopo lo sfrutti un po' e però poi dopo gli fai la class action, dice no. Hai messo l'action house, ma come, tu me l'hai detto, tu mi hai dato il 10% fino ad ora. Vabbè ragazzi, dobbiamo avere fantasia, dobbiamo praticamente, basta farlo fare ad un altro correlato a noi, capito? Basta farlo fare ad un altro. Dobbiamo trarre i vantaggi da ogni fazione pro o contro action house. Esattamente. Mi è venuta in mente anche un'altra piccola cosa. E se ci fossero anche più, invece più finali, più inizi? Allora, guarda, per quanto riguarda i personaggi diciamo di default, praticamente ogni PG
inizia in modo differente. Ah, ma tu dici ogni volta che lo riavvii che ricominci la partita? Sì, cioè che ci sia perlomeno un set di inizi. Non lo so, sai, non so. Potrebbe essere interessante, so. Però, cioè, perché comunque se tu inizi sempre nella navicella, comunque... E noi la navicella, ecco, la navicella iniziano, tipo iniziano solo due personaggi, diciamo, della campagna giocabile, cioè della okay. campagna... Cioè, capiscimi quello che voglio dire, Fede, sì, 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 e gli altri due inizieranno gli altri tre, quattro si inizieranno in altri però posti. Se ci fossero altri, cioè ancora a me questa cosa per esempio mi piacerebbe un sacco. Beh, sì, vabbè, allora poi sarebbe il gioco definitivo. Cioè sarebbe come... non avrebbero più bisogno di fare un Baldur's Gate 4-5, è un gioco che si autorigenera, cioè crea... la storia è infinita con intelligenza artificiale, crea ogni giorno un personaggio, quello sarebbe falliscono anche loro stessi, falliscono una volta che si sono comprati il gioco, ma se lo portano avanti per l'eternità. Esattamente, vabbè, diciamo sarebbe tipo storia infinita, no? Che le pagine un set, ma mica infinita. No, no, se una fanno decina. Un abbonamento mensile per giocarci, allora guadagni infiniti. No, però tu pensa che questa cosa che ha detto Marco non è un... cioè, è una cosa super fattibile. Perché non so se avete letto qualcosa riguardo lo sciopero sia degli sceneggiatori ma ora degli attori. Ma praticamente perché questi stanno scioperando? Oltre per l'adeguamento del contratto, per le royalty sulle visualizzazioni di film che sono sulle piattaforme, perché si parla veramente di centesimi, e soprattutto quelli che poi vanno a praticamente ad avere, cioè a perdere da questa situazione, certo non è il 10% degli attori che sono quelli dell'Olimpo famosissimi che guadagnano milioni e milioni di dollari, ma anche gente che vive facendo le comparse oppure vive oppure fanno, tipo ci sono degli attori minori che fanno solo serie TV. Cioè io mi ricordo che alcune persone te le trovi dentro NCIS, poi CSI, poi Bones, poi e fanno altri personaggi. Cioè, questi che vengono pagati una singola volta, quando poi le case madri praticamente guadagnano dalle visualizzazioni, vogliono chiedere royalty, cioè per dire sì, ma tu mi dai tipo 10 centesimi ogni 1000 visualizzazioni, cioè c'è tipo uno che gli hanno dato tipo $20 dopo, cioè una roba del genere. Ma il fatto perché hanno iniziato a scioperare, perché alcune come si chiama, case produttrici, ma grandi case produttrici tipo Warner, cioè gente che fattura billions, non milioni, praticamente a questi attori, ora sta iniziando con gli attori meno famosi, quasi un ricatto, cioè firma il contratto, però nel contratto che tu firmi per interpretare questo personaggio devi sapere che noi ti scansioniamo anche volto, voce e movenze, sì, da poi fare deepfake per prodotti che verranno successivamente. E quindi praticamente questi poveri cristi nella testa di queste società praticamente vengono pagati una singola volta e la loro immagine poi può venire sfruttata all'interno con l'intelligenza artificiale. Nell'episodio di Black Mirror sta diventando esattamente, ma lo hanno già fatto, tipo io non ho visto Flash, ho solo l'ho letto nemmeno. Che due attori, ora non ricordo chi si era però... Ugly qualcosa il titolo, dico esattamente, sì, esattamente, praticamente, ah no, quello è Ugly di Black Mirror, quella puntata che dici tu, no, io sto dicendo che lo hanno già fatto, cioè nel film di The Flash, questo della DC, quindi Warner, ci sono due attori che sono in deepfake, a parte che mi hanno detto chi ha visto il film che è una merda, praticamente questi sembrano dei
personaggi tratti da un gioco della PlayStation 4, capito? Che recitano con attori veri, ma sono messi lì, cioè sono fatti con l'intelligenza artificiale, cioè le cose sono scritte, c'è il software che legge, il software che riconosce il movimento labiale e lo mettono lì. E quindi questi stanno scioperando proprio per questa cosa. Ma visto che Baldur's Gate è un gioco, no? E non hai bisogno, cioè, sì, oggi c'è il motion capture, quello che vuoi tu, però comunque il gioco non ha la necessità del motion capture sempre, cioè alla fine... No, una volta che hai costruito il motore grafico... Grafico, esattamente. Ci fai quello che vuoi. Ma con questo sistema dell'intelligenza artificiale, le software house potrebbero creare DLC, espansioni durante la partita stessa, tramite l'intelligenza artificiale che ti crea praticamente proprio una partita ex, cioè, capito? Una partita nella partita. Sì. Non lo so quanto però bisogna vedere come l'hanno sviluppato, perché se non l'hanno sviluppato in modo modulare, considerando intelligenza artificiale, non so quanto sia espandibile in questo senso, cioè dovrebbero comunque spenderci tanto e modificare proprio molto il codice. Marco, questo gioco ci hanno messo 12 anni a farlo, 12 anni. Però 12 anni, cioè, capito, nel corso della serie anni... tipo in Unreal Engine 3 non ce ne siamo accorti molto pompato, no, senso, quando sei partito 12 anni fa non c'avevi la tecnologia che c'hai ora, e quando fai il progetto del gioco comunque devi utilizzare cose concrete, cioè non puoi dire, cioè, capito, non può dire aspetto l'intelligenza artificiale, cioè, no. C'ho questo linguaggio di programmazione, c'ho questi, cioè, vabbè, c'ho, però c'ho devi questi, certo, lo sviluppo, certo, però devi anche immaginare che l'intelligenza artificiale è nata nei giochi, se proprio vogliamo essere fiscali, cioè nel senso, quando tu giocavi a che ne so, a Age of Empire 2, di Age of the Kings, praticamente ogni nazione aveva un suo modo di comporre tattarsi, cioè se tu facevi questa cosa lei rispondeva in un altro modo, quindi c'era già una intelligenza artificiale molto, molto scarna. Senza dubbio quello che dici sul fatto che 12 anni fa non c'era banalmente ChatGPT o non c'era, però chi ti dice a te che loro hanno procrastinato sempre più, perché questo doveva uscire 2 anni fa, se non erro, o 3 anni fa, non ricordo, e hanno allungato i tempi proprio perché ci hanno messo questo dentro. Sì, cioè, magari ci hanno buttato dentro qualche algoritmo di deep learning, magari qualche rete neurale, però non lo so. Cioè, facendo così, comunque, secondo me si vede... c'è qualcosa di strano, perché sono due sistemi che comunque sono sempre intelligenza, ormai intelligenza artificiale è una parola che significa tutto, perché tutta intelligenza artificiale, però questi due particolari tipi di sistemi non sono proprio compatibili al 100%, ecco. Poi magari ci sorprendono e invece è un algoritmo che impara tutto e entri nel gioco e succede di tutto, il gioco impara e crea personaggi con pensieri e tutto può succedere. Io ne dubito fortemente, però guarda, io non so, guarda, io non so se essere eccitato da questa cosa o se essere preoccupatissimo. Sembra, cioè, la Black Mirror. No, perché praticamente, cioè, noi già leggiamo meno rispetto alle generazioni precedenti. Già praticamente abbiamo difficoltà ad immaginare cose. Immagina se c'è qualcuno che lo fa per te, cioè che immagina per te. Immagina il gioco che si gioca da solo. Da solo, cioè, è fatta. Cioè, capito? Ti dicevano devi cliccare lì a leggere, smettere di giocare. Wow, quindi vabbè, questo diciamo che possiamo concludere con un finale quasi a
2000 Odissea nello spazio, no? Che sia questo il cerchio conclusivo. No. Va bene, giovani, comunque mi diverto sempre con voi, anche perché siamo partiti da un argomento, cioè come, cioè se Baldur's Gate 3 attira, potrebbe attirare altra gente nella community, secondo me sì, se voi siete un po' più scettici. Praticamente, poi siamo arrivati praticamente al fatto dell'intelligenza praticamente, artificiale. Praticamente tu come locandiere fai la fine dei master delle nostre campagne, che immaginano una scena in un modo, poi stanno i giocatori che stravolgono tutto. Quindi tu immagini la chiacchierata, immagini l'argomento, però poi ti stravolgiamo un po' tutto. E però il locandiere, diciamo, colui che sta dietro al bancone, molto spesso praticamente ascolta quello che si dicono due persone, oppure certo, ascolta quello che viene lì e che vuole parlare con te, si sfoga, vale, e quindi si va a ruota liberissima. Ed è un po' quello che succede qua, e che è la cosa, cioè è quello che vorrei ed è quello che vogliamo fare, no? No, però mi piace sempre. Va bene, giovani, colgo l'occasione per ricordare che ci sarà l'ultimo 4 chiacchiere giovedì prossimo, che non ci sarà discesa nell'Averno martedì perché siamo fermi e ripartiremo settembre, ma non sappiamo ancora se verso fine settembre o i primi d'ottobre o proprio a settembre, diciamo, dobbiamo ancora organizzarci, vedere anche quanto Baldur's Gate ci prende, no? E quanto ci prenderà, perché sì, è tutti i giorni. Perché vorremmo i turni, quindi online 24 ore. Mamma mia. Vediamo di monetizzare anche, capito? Su questa questione. E quindi ci saluteremo giovedì prossimo, ci saluteremo per queste vacanze, per questo periodo di ferie, anche se sappiamo tutti che le ferie ad agosto più noi italiani le facciamo, però ci becchiamo con qualche gameplay sicuramente chissà quale. E niente, praticamente avremo un ospite, si parlerà praticamente di come, cioè avremo un occhio esterno, cioè una persona che non ha nulla a che fare con il nostro mondo, nulla, anzi ha a che fare con un mondo diametralmente opposto, un mondo fatto molto di apparenza, e che come, diciamo, la nostra comunità, come quello che facciamo noi, come viene visto e come viene percepito poi. Quindi diciamo che non siamo noi a guardare gli altri, ma nella prossima puntata, diciamo così, saranno gli altri a guardare noi. E dopo questo, ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo e buona serata a tutti. Buona serata. Ciao.